Grazie, sì. Intanto noi siamo molto felici, per noi è molto importante essere qui oggi, perché è evidente che in questa discussione si stanno trattando degli elementi, si stanno sviscerando degli argomenti che sono gli stessi argomenti che abbiamo tentato di approfondire nella 2 giorni di Assemblea Nazionale che, come Radio Unicomo, abbiamo appena terminato. E quindi abbiamo ragionato su questi elementi chiaramente a partire da una specificità, da una parzialità, diciamo, però una parzialità che si rende immediatamente conto adesso più che mai, e oggi più che mai, che non esistono in queste condizioni delle linee di separazione, dei confini, delle demarcazioni che ci isolano dal resto della società, tra virgolette. Non c'è più realmente un luogo in cui sono gli studenti o un luogo in cui sono gli altri. Questa cosa qua dobbiamo ricordarcela molto bene, perché la crisi chiaramente non ci pone sullo stesso livello, non diventiamo immediatamente uguali, però la crisi ci dà uno spazio potenziale nel quale è possibile confrontare le differenze, nel quale è possibile confrontarci. Questo spazio potenziale è esattamente lo spazio che noi dobbiamo continuare ad attraversare e a percorrere, con lo spirito e con la consapevolezza che lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare a farlo, forse facendo anche un passetto in più e andando un pochino più avanti. Questo lo dico perché noi siamo studenti, è evidente, siamo anche giovani precari, e questo lo diciamo in un momento in cui dire giovani precari non vuol dire più semplicemente vivere un mondo della formazione che è precario, un ciclo della formazione che è precario, non vuol dire nemmeno più solamente vivere un mondo della ricerca precario, purtroppo non vuol dire nemmeno più soltanto fare dei lavori precari. Quando noi diciamo che siamo giovani precari, noi parliamo di una condizione di esistenza che sentiamo addosso, in una condizione totalmente precaria. Di più insopportabile, insostenibile, una cosa che esce dall'ambito universitario e ci coinvolge veramente, veramente da tutte le parti. Quando si dice che la finanza decide sulle esistenze, che è una dittatura della finanza, questo portato di questa enunciazione così pesante, noi ce lo sentiamo addosso e ce lo sentiamo in quanto una generazione che ha conosciuto da subito che cosa vuol dire questa cosa. E io penso che proprio a partire da questi elementi noi dobbiamo tornare veramente a sviscerare alcune parole, a prenderle in mano, anche a capire un po' come ce le riprendiamo proprio. E io penso che, ad esempio, noi non possiamo accettare, se diciamo che questa crisi è una crisi capitalistica strutturale, che è una crisi che investe tutti gli ambiti, noi non possiamo accettare che dentro l'università la ricetta che ci propongono a questa crisi, all'austerity, non soltanto il governo di centrodestra e quindi la riforma Gelmini, ma anche gli illuminati del PD, che la ricetta sia il prestito d'onore e quindi il debito per gli studenti. Ma come possiamo accettare affermazioni del genere? Come possono ricordarci che dentro a questa devastazione la soluzione è equitarci tutti quanti? Poi se riusciamo a pagarlo bene, se no non fa niente, non c'è problema. Noi dobbiamo dire che le soluzioni da tempo le abbiamo individuate, forse anche qua dobbiamo fare un passo avanti. Il movimento studentesco ha detto: noi la crisi non la paghiamo, noi immediatamente dobbiamo trasformare queste enunciazioni. Noi non vogliamo pagare il debito, non vogliamo indebitarci, non vogliamo tornare a pagare per quelle cose che non abbiamo fatto. Credo anche che abbiamo delle soluzioni per ricerca. Dobbiamo tornare a dire che vogliamo reddito, vogliamo tornare a dire che vogliamo nuovo welfare, vogliamo nuovo welfare. Non è solo una richiesta, dire che lo costruiamo tutti i giorni attraverso l'occupazione di studentati, attraverso le campagne per la mobilità. Questo vuol dire immaginarsi e costruire quotidianamente un nuovo welfare. Vado rapidamente verso la conclusione, perché credo che con questo spirito dobbiamo affrontare anche la giornata del 15 di ottobre. È una giornata molto importante per far sì che sia davvero costituente, che vada oltre l'evento. Dobbiamo però impegnarci tutti quanti e dobbiamo assumere la sfida alla giusta altezza. Una sfida che abbiamo detto più volte non è soltanto nazionale, che travalica i confini nazionali, ed è appunto una sfida che quindi dobbiamo cogliere esattamente così. Come facciamo noi a tornare a parlare di democrazia se non diciamo che la richiesta di democrazia negli ultimi mesi e negli ultimi anni è stata anche Piazza Tahrir? Quella è stata la richiesta della democrazia. La richiesta della democrazia è stata il 14 dicembre, quando la generazione di Nati è stata che uscita di campo di grande chiesa per andare a investigare il contatto. Che cosa vuol dire parlare di democrazia quando in Cile dei movimenti riescono davvero ad essere radicali e poi a portare quella che è un'alternativa? Perché noi ci siamo interrogati molto su questa questione dell'alternativa e pensiamo, per questo che abbiamo fatto, ci dica e ci indichi delle possibilità, nessuno ha la soluzione, ma abbiamo delle strade da seguire. L'alternativa per noi è la capacità dei movimenti di essere davvero costruenti dentro al conflitto che può
comune in essere, la capacità di darsi delle istituzioni del comune che poi vadano davvero ad affrontare, avere la capacità di andare a contrattare l'altezza giusta, l'altezza esatta, non semplicemente attraversarle, costruirle. Questa secondo me è la vera alternativa ed è una scommessa che dobbiamo portare tutti quanti avanti, come si diceva all'inizio, con coraggio. Abbiamo gli strumenti per farlo, dobbiamo farlo fino in fondo e credo che appunto il 15 dobbiamo costruire queste possibilità per andare oltre e dobbiamo farlo consapevoli che dobbiamo tornare nei luoghi dove non siamo soltanto noi, lo dico anche soprattutto da studenti, dobbiamo ripartire e scommettere su un movimento studentesco forte che possa ricominciare. Per farlo però noi dobbiamo creare le condizioni di possibilità per cui quel giorno e nei giorni successivi veramente una generazione intera torni a sperare di poter respirare, di portare anche degli elementi di radicalità di massa, di ricominciare a costruire un'alternativa che parla dei movimenti e della loro capacità vera di incidere.